Il progetto mira alla riattivazione di giovani NEET, una quarantina di giovani NEET in 2 anni, riportando quindi ragazzi tra i 16 e i 25 anni che non studiano, non lavorano e non si formano a reinserirsi o in un percorso scolastico e di formazione o in tirocini in azienda. Secondo i dati Istat 2015, il 48% dei giovani italiani tra i 15 e i 34 anni non studia e non cerca lavoro. Il loro soccorso, dopo il successo a Torino, Alba e Milano, arriva il progetto Lavoro di Squadra, realizzato da ActionAid Italia, CSI e Macramè, con il sostegno di Fondazione Con il Sud e AXA Italia. Patrocinato dal Comune Regino, partirà proprio da una delle periferie più disastrate. Abbiamo scelto come focus Arghillà, appunto per il nostro interesse costante verso delle periferie che vivono delle situazioni di disagio. Cuore del progetto sarà l'alternanza tra incontri formativi in aula e attività sportiva, con allenamenti di calcio e street dance. Ci saranno poi le erogazioni di borse lavoro e l'avvio di piani di inserimento lavorativo. Una sfida dunque, ma anche un grande gioco educativo. I due impianti sportivi in gestione del CSI saranno anche i luoghi abitati da tanti ragazzi che attraverso i tirocini formativi potranno sperimentarsi e, perché no, iniziare a lavorare. Tominella Trunfio per la CNews 24.